acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e dalle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Il successivo articolo 144, il cui titolo è Indirizzi della vita familiare e residenza della famiglia, dispone quanto segue. I coniugi concordano tra di loro l'indirizzo della famiglia e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e di quelle però preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il dovere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147. Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare, nonché di assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 315 bis a cui si rimanda. E vengo a leggere. Il titolo del 315 bis recita diritti e doveri dei figli, quindi anche i figli hanno i doveri. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto altresì di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore poi, che abbia compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve portare rispetto ai genitori e deve contribuire in relazione alle proprie capacità e alle proprie sostanze e al proprio reddito al mantenimento della famiglia finché convive con essa. Chiusa la lettura degli articoli del diritto di famiglia che riguardano i diritti e doveri dei coniugi, i diritti e i doveri dei figli in modo reciproco, in questo momento celebremo proprio il rito ufficiale e porrò poi la fatidica domanda. E quindi dico a questo punto, lei, Emilio Guattini, intende prendere in moglie la qui presente Carla La Rovere? Sì, no. Bene, e lei, Carla La Rovere, intende prendere il marito il qui presente Emilio Gualtieri? Sì. In virtù dei poteri conferiti dallo Stato e dalle nostre leggi, vi dichiaro uniti in matrimonio.
vediamo nuovamente. Grazie. Allora, l'anno 2017, a D9 del mese di dicembre, alle ore 12, e minuti zero, ma in questo caso siamo andati un pochino più avanti, nella casa comunale, però in realtà è stato celebrato presso la residenza del Palazzo dei Mai, ma comunque questo è un atto che riguarda il nostro municipio. Davanti a me, Stefano De Camillo, ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti, su delega avvenuta da parte del signor Sindaco, vestito in forma ufficiale, sono personalmente comparsi Emilio Gualtieri, nato a Campobasso il 20 aprile del 1981, residente in Colle d'Anghise, sempre in Campobasso, cittadino italiano. Carola Larone, nata a Chieti il 15 giugno 1979, residente in Chieti, cittadina italiana, i quali mi hanno richiesto di unirmi in matrimonio e a questo effetto mi hanno presentato i documenti sotto descritti, che muniti del mio visto inseriscono il volume degli allegati a questo registro, insieme con quelli già prodotti all'atto della richiesta di pubblicazione. Inoltre, dall'esame di tutti gli anzidetti documenti, risultandomi nulla ostare alla celebrazione del matrimonio, ho letto gli sposi gli articoli 143, 44 e 47 del nostro codice civile. Quindi ho domandato allo sposo se intende prendere in moglie la qui presente Carola Larovere, e successivamente ho domandato alla sposa se intende prendere il marito la qui presente Emilio Gualtieri, ed avendo ciascuno risposto affermativamente al quesito posto e piena intelligenza anche dei testimoni, ho dichiarato che i medesimi sono uniti in matrimonio. A quest'atto sono stati presenti quali testimoni: Nicoletta Mariangela Gualtieri, nata a Campobasso il 6 agosto 1976, residente in Colle d'Anghise, sempre in Campobasso; Francesco Larone, nato a Chieti il 4 ottobre 1984, residente in Padova. I documenti presentati sono i certificati delle pubblicazioni eseguite in Chieti in data 7 ottobre 17 e 14 ottobre 17, ed in Colle d'Anghise dal 16/10/2017 al 23/10/2017. Queste sono le pubblicazioni del matrimonio, senza seguito di opposizione, quindi nessuno si è opposto. Pertanto l'atto è regolare. Allora, inoltre, c'è un'ulteriore disposizione: gli sposi, alla presenza degli stessi testimoni, hanno dichiarato di accogliere il regime della separazione dei beni, a norma dell'articolo 162, secondo comma, del codice civile. Il presente atto, pertanto, viene letto agli intervenuti, i quali tutti, insieme con me, lo sottoscrivono. Possiamo sottoscrivere l'atto. Gracias.
un pensiero che solamente ti accorgi di dire gli occhi, solo il papà mi chiama. Pensavo come tu ai nonni dei miei figli, a te e ai fratelli. E come sarebbero stati orgogliosi e felici a assistere a queste scelte, a questa non è quella. È un pensiero vero, allora. Ebbene ci siamo. Oggi è un giorno importante per molti versi, come lo stato per Francesco e Chiara, in aggiunta ci sono Antonio e Alessandro che lo rendono ancora più speciale. Ed è importante altrettanto per me, Rita, e i genitori del mio figlio. Oggi siete una famiglia che occupa lo Stato, la famiglia siete sempre stati, sin dal primo giorno in cui lo Stato fu allora, di avere un potenziale genere. Ancora più come quando mia figlia, timorosa e quasi spaventata, mi telefonò con timore di sapere la mia reazione negativa e mi disse: papà, sono un po' conosciuto. Ero in acqua, pesca nel mare del silenzio e mi sono talmente emozionato e tanto bello, che venissi il telefono una tasca sbagliata dei pantaloni che era bucata e adesso il telefono, cioè in mezzo al mare del silenzio. Anche se oggi non posso avvenuto per me sarei stessa sempre in mio tale sempre considerato, soprattutto per quel momento in cui lo sento di mio figlio. La vita ci insegna che una unione non è mai facile, per chi voi però siete delle brave persone, lavoratori, genitori attenti e lavoro tutti i giorni, lo volete bene. Vogliatevi bene reciprocamente per quello che l'altro è e non per quello che vorreste che fosse. Ditevi sempre tutto anche se possa fare male. È estremamente importante per evitare errori che potrebbero compromettere tutto. Vi auguro il bene per quello che farò, che ci sarà sempre. Sarò molto più conciso di mio padre. Avrei voluto scrivergli qualcosa, però sono un po' emozionato. Oggi immaginavo che lo sarei stato. Penso che sia emozionato un po' tutti. E ho preferito affidare la parola di un grande poeta. Un augurio per voi due, per una vita piena di gioia, di pienezza e in felicità con i vostri due bambini Antonio ed Alessandro. Se saprai starmi vicino e potremmo essere diversi, se il sole illuminerà entrambi, senza che le nostre ombre si sono racconta, se riusciremo ad essere noi in mezzo al mondo e insieme al mondo piangere, ridere, vivere, se ogni giorno sarà scoprire dove siamo e non i ricordi di come eravamo, se sapremo darci l'un l'altro, senza sapere chi sarà il primo e chi l'ultimo, se il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia, allora sì che sarà noi, e non sarà stato vano aspettarci tanto. Grazie a tutti.